Paola Di Benedetto svela, sull'isola non è tutto vero. L'Isola dei Famosi è uno dei reality show più intriganti della televisione italiana. Nella lotta tra la fame e dure prove fisiche, i concorrenti componenti il cast delle varie edizioni, si ritrovano spesso a vivere in conflitto tra loro. E quanto sta accadendo nel corso dell'ultima edizione del programma che vede alla conduzione la presentatrice Alessia Marcuzzi, anch'essa in conflitto con un ex naufraga, Eva Enger. A parlare e a svelare alcuni retroscena segreti è Paola Di Benedetto, scopriamone di più. L'Isola dei Famosi raccontata da Paola Di Benedetto. Non è tutto vero. Paola Di Benedetto continua a far parlare di sé dopo l'eliminazione dall'isola. Dopo le chiacchiere sulla nuova love story con il bel Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, ex naufrago ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, l'ex madre natura di Ciao Darwin ha deciso di non stare in silenzio e svelare alcuni particolari sino ad oggi sconosciuti a tutti i telespettatori. Sull'isola le situazioni non sarebbero realmente come appaiono sul piccolo schermo. Per quale motivo? Stando alle dichiarazioni della Di Benedetto, tutti i concorrenti si armano di una maschera che indossano saldamente nel momento in cui appaiono le telecamere. Paola Di Benedetto si racconta, ecco qual è la verità, vi assicuro che io e Rosa non trascorrevamo le nostre giornate a sparlare sugli altri naufraghi, ma quei pochi momenti che capitava arrivavano le telecamere perché è proprio questo il materiale più interessante da trasmettere in onda. Le mie giornate sono state composte da tanto altro e non pensate che ciò che voi vedete in TV corrisponde alla verità più assoluta. Sono tantissime persone sull'isola che appena vedevano arrivare la telecamera sfoggiavano frasi e comportamenti buonisti mentre in assenza dei riflettori diventavano i peggiori, ha dichiarato Paola. Inoltre la ragazza ha annunciato, sul suo conto, se abbiamo un pregio, il mio è quello della sincerità e dell'essere schietta come avrete già visto, quindi fidatevi. Dunque la Di Benedetto, stanca degli episodi commentati sull'isola che l'hanno più volte messa in cattiva luce con il pubblico italiano, ha rivelato come realmente funzionano le cose sulle spiagge dell'Honduras. A parte l'esperienza vissuta nel seguente contesto televisivo, oggi Paola è decisa più che mai ad alimentare la sua straordinaria relazione con Francesco Monte.